Partita di merda. Che partita di merda? Che partita di merda? Ma è la Juve! Hai pareggiato 1-1 allo stadio! Ma hai rischiato di perdere! Allora, 70 minuti da Honor. 70 minuti da squadra di Serie D. Iniziamo con un'azione propositiva, chiamiamola così, neanche grossa, propositiva. Abbiamo un calcio d'angolo e su calcio d'angolo nostro facciamo fare gol a loro. Cioè, è una cosa che se io vado a giocare adesso con gli esordienti che hanno 9 anni e gli esordienti prendono un gol così, l'allenatore gli fa fare 90 giri di campo a fine allenamento. Cioè, non so se è chiara l'idea. Cioè, è un errore questo che neanche, penso che neanche l'ultima squadra in Serie B, in Serie C, in Serie D farebbe, perché questo è un errore non da fare. Non abbiamo tenuto uomini dietro. Ha sbagliato meramente il passaggio. Chi è stato? Mi sembra Hernandez, che poi la voleva dare a Kessi, che non è andato a raggiungere la palla, ha premesso il contropiede. Hernandez che non ha voluto recuperare in corsa Morata. Gli è stato dietro. Hernandez è molto più veloce di Morata. Non ci ha minimamente pensato a fare un giro intorno dagli avanti. L'ha mandato in porta tranquillo e beato. E ci siamo inculati nel primo tempo. Primo tempo non abbiamo tirato in porta. Abbiamo avuto solo Tonali che ha fatto dei cross fini a se stessi tra le braccia di Szczęsny. E abbiamo buttato via un primo tempo intero. A Juventus che ha avuto occasioni dopo il gol. Sì, le ha avute. Non eclatanti, ma le ha avute. Meritava il 2-0? No. Parliamoci chiaro, Juventus non meritava il 2-0. Perché non raccontiamo stronzate, non se lo meritava il 2-0. Fatto sta che senza questo errore, 90 su 100 questo primo tempo ti finisce 0-0 e hai modo per ricominciare tutto da capo nel secondo. Invece no, ti va a complicare sempre la vita. Vai sotto, il secondo tempo è ancora più difficile. Cominciamo nel secondo tempo a capire che stiamo giocando a calcio, a capire che forse è domenica e come ogni domenica, anche se c'è il calendario spezzato, forse devi andare a fare la partita, che non è più l'allenamento, perché l'allenamento si fa in settimana e forse ti ho confuso il fatto che ci sia il turno fra settimana e la prossima settimana, ma anche se c'è il turno fra settimana, tesoro, la domenica si gioca. Quindi forse ha cominciato a capire che bisogna cominciare ad andare a giocare a calcio e l'hai capito più o meno. Inizia il secondo tempo, intanto si fa anche male Chiera, andiamo a Torino con 4, infortunati torniamo con 5. E sicuramente in settimana salterà fuori anche il sesto, quindi questo ormai è d'ufficio. Inizia il secondo tempo, andiamo avanti, la Juventus non ha occasioni, perché parliamoci chiaro, la Juventus non ha occasioni. A parte, beh, Dybala e Bonucci che fanno il diavolo a 4, vengono uno ammonito, l'altro nemmeno. Troviamo Rebic che ci risveglia dal mondo dei morti, perché eravamo morti. Se Rebic non si fosse inventato quello stacco, anzi, più che inventato quello stacco, Locatelli non avesse dormito sulla marcatura di Rebic, la partita finiva 1-0. Ragazzi, io ho fatto la live, domani c'è recap, ma io dico, sempre detto, questa partita ragazzi finisce 1-0. Fortuna vuole che Locatelli forse non è l'uomo più adatto a cui parlare di marcature, troviamo il gol del pareggio e di lì la Juventus trova un destro di Ken che tra l'altro è anche fallo, trova un sinistro di Rabiot che come diretta rugby è meta, troviamo noi un'occasione con Kalulu che ok non è un uomo d'area di rigore, ma forse lo sapete, troviamo un'occasione con Kalulu, Szczęsny è dei mesi che fa cacare. Li si impone davanti, vabbè, succede. Ragazzi, è uno dei portieri più forti della Serie A, anzi, se non anche del mondo. Intanto qualche parata la fa anche lui. Chi ha giocato male? Tutti, ha giocato male tutti. Salvo Rebic. E fino all'80esimo avrei salvato anche Kalulu. E non è che non lo sto salvando per l'occasione che si è mangiato, perché lì Szczęsny ha fatto tutto lui. Ma perché era si poteva costruire un'azione. Prima si è lasciato sfuggire in velocità, mi sembra, Ken. E poi Benasseri ha fatto un cambio di gioco
che bastava, cioè anche se lui avesse guardato la palla si sarebbe fermata lì e l'ha fatta andare di messa laterale senza neanche toccarla. Quindi volevo salvare anche Calulu, ma purtroppo no. Maignan posso salvarlo? Sì, Maignan posso salvarlo, dai, insieme a Rebic. Se Rebic diciamo che l'unico giocatore di movimento che salvo, Maignan lo salvo perché sul gol è irresponsabile. Sul gol per il Morata con Montreno il tutelzino e... Tutelzino si fa le seghe davanti ai videogiochi e... Tu puoi uscire, puoi provare a andargli addosso, ma che vuoi fare? Che vuoi fare? Questo qua ti fa gol. Fernandez partita da 4, anche da 3 e mezzo. Fernandez è orribile. Fernandez ha fatto veramente cacare, cioè una cosa abominevole, abominevole. Cioè io penso a peggior partita di Fernandez negli ultimi 6 mesi. Sì. E infatti, voi non eravate d'accordo con me, quando ho fatto la reaction ai nuovi overall di FIFA, ho detto Fernandez sì, è devastante, ma a volte gioca per gli avversari. First time? No. Tomori, beh, cioè, Tomori poverino era fuori ruolo. Si è rotto Calabria. Cioè, non bastano tutti quelli che sono, ti si è rotto pure Calabria. Io non capisco perché non abbia messo Calulu dal primo, oppure... Florenzi, poteva mettere Florenzi dal primo terzino, invece no, ha messo Tomori totalmente fuori posto. Cioè, se va a giocare con chi è Tomori, Romagnoli fa la difesa 3. No, non fa la difesa 3, fa... mette Tomori terzino. E diciamo che un terzino forse non avrebbe salvato l'occasione sul gol di Morata, ma almeno ci sarebbe stato qualcosa di più a cui pensare per l'attaccante spagnolo. Così, in grammatica evitiamo ripetizioni. Romagnoli, benino. Chi era pace l'anima sua e... c'è dei muscoli che sono più fragili del foglio di carta in acqua. Centrocampo che sì, disastroso. C'è quest'uomo, da quando vuole, 8 milioni all'anno, tra Liverpool e Torino, sembrava in gita scolastica. Perché, parliamoci chiaro, tra Torino e Liverpool, che sì, ha fatto schifo. E forse è un momento che si renda conto che magari 8 milioni sono un po' troppi. Poi ci sta di calma la partita, eh. Ci sta, non è che tutte le partite devono andare bene. Perché neanche l'anno scorso, seppur sia stato il miglior centrocampista della Serie A, ha giocato sempre bene. Però ha giocato in rapporto, in media, molto meglio di come sta giocando ora. Bennacer è entrato, ha fatto il suo. Almeno diciamo che ha giocato meglio lui che sì. Ha giocato meglio Bennacer 20 minuti che sì, io, 70. Bene Tonali, all'inizio Tonali l'avrei ammazzato. Poi si è trovato l'assist comunque per il gol del pareggio. Ha battuto delle punizioni che ho usate di Tascesni tra le braccia. Forse il fatto che abbia fatto la sua punizione contro il Cagliari l'ha fatto un po' ricredere su se stesso, non lo so. E Brian Diaz un paio di volte è saltato l'uomo. Ha fatto una conclusione che era in tribuna, niente. Leao, Mendy 0. Fascia sinistra oggi è totalmente inesistente. Cioè Dybala e Cuadrado hanno fatto il cazzo che gli pare sulla quella fascia lì, anche Danilo, perché Danilo ha fatto il cazzo che gli pare. Sele Mekerz più disastroso che altro. Brian Diaz tra l'altro ha un'occasione molto ghiotta con proprio una triangolazione col belga. Ci ripensa Chiellini, siccome Chiellini è un difensore che ha esordito ieri in Serie A, ovviamente gli va, non ci pensa che gli va a togliere la palla. E Rebic è il salvatore della patria. Malissimo Pioli. Cioè, dopo un errore così sul gol di Morata, lo spettatore li prende tutti e attaccarli come polli al collo al muro. Per forza, perché non è possibile. Rebic ci ha salvato il culo, bisogna ringraziare lui, bisogna ringraziare Locatelli che ha avuto questa enorme svista, perché senza di loro non ce l'avremmo fatta. E... ok che la Juve, ok che è di qui, ok che è di là, ok che è la rosa secondo me più forte del campionato. Però questo dovrebbe dimostrarvi, e non ci vuole tanto, che con un pochino, cioè ma veramente poco, i risultati si possono ottenere. E forse l'avete anche notato a Liverpool mercoledì. E per due volte di fila, oggi, meno peggio che mercoledì,
e abbiamo avuto la prova. Ci vediamo domani per il recap della Every Action. E ci vediamo mercoledì per il post partita di Milan-Venezia. Nel frattempo uscirà un nuovo episodio su FIFA. Grazie alla visione, forza Milan, e domani Napoli sarà prima classificata solo. Buonanotte.